Salve a tutti ragazzi, sono Andrea, bentornati nel mio canale e oggi parliamo di Ahsoka. Ho appena concluso di vedere tutta la stagione, la prima stagione di Star Wars targata Ahsoka, il fantomatico continuo di Star Wars Rebels and the Clone Wars, in cui ovviamente rivediamo alla regia e alla scrittura Dave Filoni, che è il padre di questa saga fantomatica di Star Wars, di questa parte della saga di Rebels e di The Clone Wars, e che vuole concludere in maniera fantastica, egregia, tutta la sua narrazione. E devo dire che in questo caso ha fatto un lavoro bellissimo. Certo, ci sono state alcune puntate che, nonostante io le abbia mangiate e le abbia comunque digerite molto di più di Book of Boba Fett, non riesco neanche a dirlo, e di Obi-Wan, perché veramente quelle serie potevano buttarle nel cesso, rimurginarle e forse potevano essere viste. Questa serie, diciamo che le prime puntate erano molto, molto intriganti. Qualche puntatina tra la quarta e la sesta poteva essere evitata, poteva essere accorciata, però in toto questa serie rispecchia totalmente l'anima di Star Wars. L'anima e soprattutto ciò che noi vedevamo nei prodotti vecchi di George Lucas. Lo possiamo dire in tutti i modi, a me è piaciuta questa serie e mi ha fatto impazzire. Mi ha fatto impazzire per i personaggi, per la trama, per gli easter egg che era riferimenti a Star Wars, Rebels, a Clone Wars, a tutti i personaggi che abbiamo visto in questa storia. Rivediamo personaggi ovviamente vecchi e storici. Perché? Perché riportare dei personaggi che fondamentalmente avevano avuto una loro, tra virgolette, conclusione. Certo, c'erano alcuni rimandi e questa sarà una recensione no spoiler. Parlerò della parte spoiler in un episodio, in un video a parte. Dave Filoni è un amante alla fuoco. Possiamo anche dire che sia il fratello non corrisposto di George Lucas. Tutti i prodotti che ha fatto fuori uscire dalla sua mente hanno un'anima. Possiamo, vabbè, togliamo Book of Boba Fett, togliamo Obi-Wan Kenobi, ok? Che lui non ha a che fare con nulla, però. Vabbè, mettiamocelo Mandalorian, perché comunque è un personaggio che ricorderemo e per tantissimo tempo è stato comunque una storia molto importante. Tralasciando i difetti e gli errori che si fanno durante gli anni, Dave Filoni ha scritto e ha creato una antologia, una leggenda diversa da quella che si vedeva da Star Wars, dividendo, collegando ovviamente la narrazione e la storia dei film di George Lucas, creando dei personaggi, delle derive della storia principale, proponendo dei personaggi nuovi con caratteristiche e delle proprietà simili ai personaggi principali, creando una storia totalmente nuova e unica. E questa cosa la fa anche con Ahsoka, nel senso, non è una storia originale, è un continuo palese, perché anche se vogliamo, l'ha chiamata Ahsoka, ok? Ma io l'avrei chiamata Star Wars Rebel 2.0 o la nuova stagione di Star Wars Rebel. Fatto sta che deve essere un continuo e una conclusione che avverrà con i film di dove metteranno Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka e Rebels, tutti i personaggi insieme per concludere questa storia. Il fatto è che sono riusciti, Dave Filoni è riuscito a far riamare dei personaggi che non si vedevano da tantissimo tempo, ma lo fa nel modo migliore rispetto a quello che hanno fatto con Obi-Wan. Perché dico questo? Perché nonostante i difetti che ci possono essere comunque di allungare alcuni episodi, di inserire delle scene un po' così per aumentare il minutaggio, in questa serie c'è tantissimo, tantissimo cuore e anima che mancavano nelle altre serie. Ha tutto quello che Star Wars, i vecchi film di Star Wars, la leggenda dei Jedi, comunque in una chiave molto moderna, perché ovviamente sono passati degli anni, e con dei personaggi storici, inserendo anche dei personaggi nuovi. C'è un po' di tutto, la narrazione che comunque è molto basilare, ma anche il fatto di rivedere certi ambienti molto familiari, ma nuovi, con dei personaggi sia nuovi che vecchi, ed è questo secondo me la forza di Ahsoka, il fatto di riuscire a utilizzare i personaggi, le ambientazioni, la storia del passato, inserendo una storia nuova, perché alla fine stiamo parlando del continuo, includendo dei cattivi, degli antagonisti, ma anche dei personaggi buoni ritrovati, che per esempio in Mandalorian o Rebels stesso, con un pizzico di combattimento. I combattimenti secondo me non sono ovviamente, io posso essere forse un po' nostalgico, ma i combattimenti che si vedevano in Star Wars episodio 1, 2 e 3 sono i combattimenti che piacevano di più. Forse erano un po' troppo coreografati, un po' troppo poco realistici per i combattimenti, ma erano quei momenti per cui
tutti i fan di Star Wars ricordano i combattimenti tra Anakin e Obi-Wan, tra Obi-Wan e Darth Maul. Tutti quei combattimenti sono ricordati e si ricorderanno per sempre. In questa serie non c'è la stessa, penso che sia impossibile, lo stesso amore, però i combattimenti sono veramente coreografati bene. Ci sono delle scene di Rosario Dawson, che è il personaggio di Ahsoka, e tra l'altro la cosa più bella anche di questa serie è che tutti i personaggi, truccati o meno, sono fantastici, sono perfettamente uguali a quelle che vedevamo nelle serie TV di Clone Wars e Rebels. Il personaggio di Rosario Dawson, Ahsoka, è dentro il tema, è propriamente lei il personaggio, cioè il character design è stato veramente curato da Dio, le spade laser. Sono cose che nelle altre serie non si vedevano totalmente, e per questo dico che ha un'anima questa serie, un cuore, che Dave Filoni sta cercando veramente di concludere la sua saga nel migliore dei modi. E la differenza, secondo me, tra lui e, mi dispiace dirlo, Dave Filoni è Jon Favreau. Jon Favreau mette veramente un grande impegno nella scrittura, ma ci sono veramente degli episodi di Mandalorian che potrebbero essere distrutti su un fuoco ardente di 1200 gradi, così non rimane niente. Con questo voglio dire che sì, ci sono degli errori, per esempio la sesto episodio, per quanto ci sono degli avvenimenti che ti riempiono il cuore, è veramente molto lenta. Il settimo è sempre un episodio quasi di aggancio all'episodio finale, quindi diciamo che ci sono sempre quegli errori che ci sono nelle altre serie TV targate Disney Plus, ma sono comunque dei problemi che vengono, ci sono in tantissime serie TV, anche quelle più importanti. Però, ripeto, è qualcosa che ti fa, forse gioca veramente tanto sul ricordo della serie madre, delle serie che hanno fatto la storia. Io mi ricordo quando ero un po' più piccolo, vidi Star Wars Rebels, tutto. Non ricordo tantissimo di tantissime cose, ma ricordo la trama principale, i personaggi, i loro caratteri, il come si relazionavano tra loro. Ricordo Clone Wars, che secondo me è la serie più bella di Star Wars, ma soprattutto, forse anche alle volte anche meglio dei film stessi, perché racchiudevano i personaggi più interessanti in una chiave un po' più lunga, quindi seriale, in cui potevano approfondire di più i personaggi. La relazione fra maestro e Padawan, quindi fra apprendista e maestro, anche in questa serie, per quanto se ne veda poco, tipo tra Ahsoka e Sabine, viene comunque un pochettino, un minimo, introdotta. Ed era una cosa che era bellissimo vederlo in Star Wars, tra Anakin e Ahsoka, vedere anche soprattutto Ahsoka che da ragazzina cresce, diventa un Jedi a tutti gli effetti, vedere anche gli altri personaggi crescere, vederli anche ricongiungersi dopo tanto tempo, crea delle emozioni che solamente magari chi ha visto le serie madre, le serie precedenti, può innescare. L'episodio finale, secondo me, doveva avere molto più screen time, e purtroppo non è successo. E con ciò voglio dire che è quello che mancava nelle altre serie. E non sto parlando delle sorpresone, dei personaggi vecchi, sto parlando di creare quell'anima di Star Wars che sì, magari anche troppo ripetitiva, ma era sempre riproposta in una chiave sbagliata. Nella chiave del sì, buttiamo le solite cose di Star Wars, i combattimenti, i viaggi nello spazio, ma mancava sempre della narrazione vera e propria, i personaggi. I personaggi sono importantissimi nella storia di Star Wars. Se noi voglio parlare da Luke Skywalker, la famiglia Skywalker, da Leia a Darth Vader, a tutti i protagonisti della storia di Star Wars, sono sviluppati a livello caratteriale, a livello della loro profondità d'animo, di come viene trasposto nel prodotto. E se vogliamo dire di nuovo gli esempi di Obi-Wan e di Book o Boba Fett, ci sono riusciti completamente, era una cagata immane vedere 8 episodi e vedere un mezzo secondo di scontro tra Obi-Wan e Darth Vader senza neanche approfondire il perché. Obi-Wan non vuole, cioè, noi sappiamo il perché Obi-Wan non vuole combattere Darth Vader, ma non viene approfondito veramente tanto. Non c'è quella cosa per cui, sì, dopo 8 episodi che li vedi non combattere, poi alla fine c'è il combattimento, ma dura 2 secondi. E non è questo quello che mancava nelle serie vecchie, quello che manca anche nella trilogia, nell'ultima trilogia di Star Wars. Vuota.
era veramente vuota. E Ahsoka, per quanto abbia i suoi difetti, è una serie bellissima. E io spero che le altre serie che verranno abbiano la stessa qualità, la stessa minuziosità dei dettagli. E che dire, per il resto è una serie che non mi aspettavo così bella. E dopo questo spero che facciano serie più belle. E dico solamente che se continuano con questa qualità, il film io lo voglio vedere. Voglio vedere intanto una seconda stagione di Ahsoka, perché non può concludersi così. E se devono fare un film, lo facciano con la stessa voglia che hanno fatto Ahsoka. Quindi questa era la mia opinione generale della serie di Ahsoka. Cancellate, distruggete quella serie di Obi-Wan e Boba Fett. Proprio li dovete togliere da Disney Plus. Tanto nessuno se li vede, non si ricaca nessuno. Guardate a vedersi il riassunto e basta, va bene così. Ragazzi, io ho concluso qua la recensione, spero che vi sia piaciuta, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale, ditemi cosa ne pensate, ci vediamo ragazzi, ciao ciao!